Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Pilato disse a Gesù: Sei tu il re dei Giudei? Gesù rispose: Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me? Pilato disse: Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù: Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di quaggiù. Allora Pilato gli disse: Dunque tu sei re? Rispose Gesù: Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce. La Domenica di Cristo Re quest'anno ci fa volgere lo sguardo alla passione di Gesù. Abbiamo appena sentito il Vangelo in cui c'è l'incontro tra Pilato e Gesù. E a pochi minuti, a poco tempo, a poche ore dal momento in cui Gesù sarebbe stato poi crocifisso. E questo dialogo svela che Gesù è realmente re. È un re che sale sulla croce, è un re che lava i piedi, è un re che tutto fa tranne che il re umanamente parlando. E allora quest'oggi vogliamo cogliere dal dialogo tra Pilato e Gesù il vero senso di questa regalità. È una regalità nella verità. Che cos'è la verità? Dice Pilato a Gesù. Non aveva ancora capito che la domanda vera era: Chi è la verità? Gesù è la verità. E allora la regalità di Gesù è una regalità di verità. Gesù è re perché sa la verità. Gesù è re perché sa l'indirizzo della storia, perché sa il senso delle cose, perché sa perché io sono nato, perché sto esistendo, perché vivo quello che vivo. Gesù è re non perché sta lì a legiferare da un trono e ad aspettare applausi, riverenze e incensazioni. No, Gesù è re perché sa tutto. Infine, in fin dei conti, regna chi sa le cose, no? Se tu volessi dire chi è re del tuo cuore, tu risponderesti: beh, è la persona che sa tutto di te, a cui tu hai raccontato tutti i dettagli della tua vita, ciò che si muove adesso nel tuo cuore. Chi è il re della mia vita? È il re quello che sa farmi un pensiero bello, sa farmi un regalo, perché sa che proprio quel pensiero, proprio quel regalo mi fanno piacere. È il re della mia vita chi sa riempire il cuore, e non mi può riempire il cuore chi non mi conosce a fondo, chi non sa la verità di me, chi non sa il senso di quello che sto vivendo e il senso del mio futuro. Allora riceviamo questa regalità di Gesù, riceviamola con gratuità, senza pretendere tanto, ma pretendendo da noi stessi di scommettere su questa regalità di Gesù. Pilato, in fin dei conti, non ha voluto scommettere, perché era legato alla sua regalità, cioè al suo potere. Giustissimo, perché era chiamato a fare quello, però non ha saputo lasciare a Gesù il trono del suo cuore, non ha saputo farsi commuovere fino in fondo, non ha saputo lasciare a Gesù carta bianca perché lo conducesse in luoghi e in troni molto più alti rispetto a quello che aveva. E allora, da questa giornata di festa per la Chiesa, mentre si conclude l'anno liturgico, chiediamo a Gesù di poter sentire di più la sua regalità nella nostra vita, facendoci dire il senso delle cose che viviamo e chiedendo a Lui di poter dar senso a ciò che viviamo noi, a ciò che vive la nostra società, a ciò che vive la Chiesa. C'era un sacerdote che ormai sono parecchi anni che è scomparso, no? Don Michele Ricci, il quale amava dire sempre: Cristo regni. Abbiamo perso un po' questa abitudine bella. Dire Cristo regni significa dire: Dio dia senso a quello che stai vivendo. Cristo regni nella tua vita, Cristo dia il senso a quello che fai. Tu dai senso di Cristo a tutto quello che vivi.
buona domenica.